la nostra festa, è la festa nel quale l'università si apre al territorio in tutte le manifestazioni e gli aspetti possibili, la mattina tra le scuole, il pomeriggio tra le famiglie, la sera tra i giovani, insomma è una festa, dura tutto il giorno e spero che si riesca a mandare il messaggio che l'università è un'entità viva e che lavora per il territorio, per i giovani, per i futuri studenti, per i passati e per la ricerca, perché dalla ricerca poi si fa il passaggio al trasferimento tecnologico nelle aziende. Non per nulla noi siamo stati valutati recentemente dal Time Educational nel primo posto d'Italia per il rapporto col territorio, nel parametro, e quindi questo ci fa molto contenti. Noi qui abbiamo uno spazio importante nel quale si possono constatare i risultati della ricerca, della innovazione, che sono sostenuti dai programmi comunitari che noi abbiamo definito e per i quali abbiamo dato centralità, appunto, e non a caso, al sostegno alla ricerca e alla innovazione. Abbiamo startup che sono all'avanguardia, che hanno realizzato innovazioni importanti, prototipi innovativi importanti, che sono diventate impresa e che consentono di dare a questo territorio, alle nostre università, un respiro e una dimensione internazionale. Sapevano più che era solo un saluto di arrivo, di incontro, cominciano a pensare che sia sinonimo di ciao e basta. A quel punto, dagli anni zero, cioè dal 2003-2004, che cosa abbiamo? Che bella si usa anche per salutare il saluto di commiato, cioè per dire arrivederci, ci vediamo. Laboratorio di ingegneria dei materiali e delle strutture, abbiamo realizzato un esperimento, quello che gli inglesi chiamano educational experiment, un esperimento didattico per mostrare il comportamento di strutture ad uso civile, però con materiali non convenzionali. Abbiamo pensato di realizzare un ponte fatto con la pasta per incentivare, per invogliare gli studenti allo studio in particolare ponti reticolari, gli usuali ponti che vediamo sul nostro territorio. Abbiamo anche elaborato un sistema per fare un'ipotetica prova di carico, per vedere effettivamente, scoprire insieme quanto peso il nostro ponte riuscirà a resistere. Questo. E questo qui considerate che non è stata ancora ammorbidita. Noi su questo, toccami lì, cioè con due mani, vieni di qua. Toccate con due mani così riuscite a sentire la differenza. Pensate questa quanto può diventare soffice una volta che è stata ammorbidita chimicamente o biologicamente.